Salve ragazzi, perdonatemi se sono stato tanto tempo senza fare video, però come alcuni di voi sanno, non è così facile cercare di organizzare bene chi imitare e come organizzare uno spettacolo di cabaret o cose del genere. Tipo, che so, quando uno vuole immedesimarsi nel personaggio deve tenere conto prima di tutto e il dialetto in cui il tot personaggio in questione deve imitare, e poi il timbro di voce, come per esempio il mitico Edoardo Buffa dell'animazione Secondo Edo con il suo Ragazzi e fanciulle. Molti di voi sono convinti che l'animatore, uno volendolo, può fare tanto per occupare una carriera, perché non c'ha troppo. Allora io dico, vabbè, vado a fare l'animatore, tanto è un mestiere che senza modo di dire o cose del genere lo possono fare anche i bambini in un anno. Questa è una cosa sbagliatissima. Pensate che se voi vi presentate in questa maniera, poi a casa non è anche che un animatore deve essere un bel fustaccio tipo chi vi posso prendere. Tipo il grande Roberto Farnesi. Comunque sì, è vero che quello che ha detto Edoardo, io ve lo dico perché io sono anche addirittura un signore di 52 anni, quindi esperienza nel campo della recitazione e dell'animazione, quindi sono parecchio esperto riguardo a questo. La bellezza, quella viene prima di tutto, non è che io ho scelto di fare l'attore perché sono un bel figlio. La stessa cosa anche il mio concittadino Paolo Conticini. Comunque sì, è vero, è vero. Quello che ha detto prima Roberto, grande Rove, ti abbraccio tantissimo ora, non vedo l'ora di abbracciarti fisicamente, visto che ora i vaccini che arrivano e sta per finire il coronacoso. Come ci informerebbe anche il nostro amico Giuseppe Conte. Quello che avete detto è vero. Come per esempio, se si vuole imitare personaggi tipo me, che diciamo che io sono un tipo di Vasco Rossi pugliese, perché il timbro ce l'ho come Vasco Rossi, però lui non mi ricordo di dov'è precisamente, mi sembra a Pontremoli, comunque sicuramente è romagnolo. Tenere conto che Vasco Rossi ha questo timbro come il mio, però lui è emiliano e io sono meridionale. Comunque, fatto sta che tutti noi vi auguriamo buone feste e mi raccomando, rispettate le misure che poi avremmo per bene l'occasione di non rispettarle più. Questo è tutto, un gran saluto a tutti quanti e una buona giornata priva di virus. Spero che abbiate appreso quello che vi hanno spiegato alcuni di questi personaggi e che teniate a frutto quello che vi hanno spiegato. E questo è tutto, ciao ragazzi.